Have a nice week. Lucetti. Un uomo ha successo quando si sveglia la mattina, va a dormire la sera e tra questi due momenti fa quello che ama. Queste sono le parole che ha pronunciato Bob Dylan un paio di volte o più nella sua vita. E questo è un bellissimo promemoria che ci ricorda quello che davvero conta nella vita. Ma c'è una piccola trappola verso cui tendiamo a scivolare un pochino troppo spesso oggigiorno. Tutti ci dicono che dobbiamo avere una sola grande passione. Ma allora che cosa succede se ne abbiamo più di una? Se amiamo fare giardinaggio, come giocare a calcio, come nuotare, come cantare, allo stesso identico modo? Da quando la parola passione è diventata una parola che possiamo usare solo al singolare? Da quando dobbiamo convincerci che esiste una sola grande passione che dobbiamo seguire per tutta la nostra vita? Insomma, parliamoci chiaro, tutti noi abbiamo più di una passione. E se da un lato questo può rivelarsi un po' confuso, dall'altro è una splendida notizia, perché significa che possiamo diventare chi vogliamo, che non ci sono limiti. Puoi davvero diventare chi vuoi e fare del tuo tempo quello che vuoi e anche cambiare naturalmente di tanto in tanto. Certo, non significa che ogni settimana deciderai di cominciare con una passione diversa a cui dedicarti, perché non riuscirai mai a capire se effettivamente quella è la strada che vuoi seguire nel tuo tempo libero o nella tua vita professionale. Da dove cominciamo quindi? Ok, bella domanda. La prima cosa che dobbiamo ricordare è che non è il continuo rimuginare, il continuo pensare a quello che possiamo fare o a quello che dovremmo fare che ci aiuterà, ma quello che ci aiuta è soprattutto l'azione, il fatto di agire, il fatto di cominciare a percorrere quella strada. È proprio l'azione che sveglia la passione, anche se potrebbe aumentare le probabilità che falliremo, che inciamperemo, che magari incappiamo nella strada sbagliata. Ma come J.K. Rowling nel suo bellissimo discorso ad Harvard ci ricorda, è impossibile vivere una vita senza fallire in qualcosa, a meno che tu non abbia vissuto in maniera così cauta da non aver vissuto affatto, e in quel caso hai fallito in partenza. Non puoi fallire quando con la curiosità di un bambino cominci ad esplorare un nuovo percorso, cercando di capire come muoverti, magari in maniera anche un po' goffa all'inizio, ma sapendo che è qualcosa che ti può aiutare a trovare la tua strada, la tua chiamata. Viviamo in un mondo, soprattutto noi occidentali, dove ci siamo abituati ad aspettarci il massimo risultato con il minimo sforzo. E così tutti parlano di grande chiamata, di vivere di passioni, però l'idea è quella che riceveremo queste grandi risposte dall'alto sedendoci sul divano a mangiare popcorn e guardando la TV. Non è così. Sono l'azione e lo sforzo a dare il vero significato a ciò che facciamo, a mostrarci la strada in barba ad ogni possibile caduta o fallimento. E non lasciarti scoraggiare se l'idea di seguire una o più delle tue passioni ti terrorizza in questo momento. È un buon segno. Infatti tutto quello che ha valore e che ha senso per seguire nelle nostre vite deve entusiasmarci, ma allo stesso tempo anche spaventarci un pochino. Ma aspetta, perché questa è la parte migliore. Infatti se da un lato possiamo trovare abbastanza difficile riuscire a seguire tutte le nostre passioni, in fin dei conti, parliamoci chiaro, al giorno d'oggi è già difficile trovare il tempo per seguire una delle nostre passioni, dall'altro lato possiamo diventare creativi e cercare di combinarle nel modo più fuori dagli schemi possibili. Ad esempio, supponiamo che la tua passione siano il calcio e il lavorare a maglia, due passioni abbastanza diverse all'apparenza, ma potresti combinarle decidendo di creare delle uniformi fatte a mano per i bambini che giocano a calcio nel tuo quartiere, ad esempio, oppure delle sacche fatte a mano per i palloni da calcio. Cerca di essere creativo, pensa fuori dagli schemi, è il modo migliore per riuscire a capire quello che vuoi fare della tua vita, che sia quella lavorativa, che sia quella personale o che siano entrambe combinate. Ok, ti ho detto una bugia prima, questa è la parte più bella del video, infatti è la parte della condivisione con tutta la tribù. Quante sono le passioni che hai in questo momento e come potresti integrarle insieme nonostante sembrino così diverse le une con le altre? Ricordati di condividerlo nei commenti qui sotto, perché non hai idea di quanto poche parole possano ispirare tutti gli altri membri di questa fantastica tribù. Anche perché non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Muah.
Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.